Eccoci qua, questo è il nostro quinto appuntamento con Catamelos, progetto ideato e creato, pensato da Tamara e Duc, e oggi siamo qui con Luca Alessandrini. Siamo molto contenti, anche così perché Luca si è concesso poco in libreria rispetto, è sempre stato per noi un po' misterioso e tenebroso, quindi oggi siamo curiosi di conoscerlo un po' di più. Wow. Allora, Luca è un designer e un ricercatore del Politecnico di Milano. Mi faccio aiutare come al solito dalle tracce che ci sono state mandate.
si avvicina alla musica da bambino, studiando il piano e poi da adolescente entrando in diverse band dell'entroterra. Tra il 2012 e il 2015 porta avanti questo progetto come solista, il Ro-Ra. Grazie a questo progetto viene poi coinvolto da Mario Mariani nell'edizione del Teatro Libero del Monte Nerone nel 2013 e nello stesso anno partecipa con Mattia Costantini all'edizione del Perepepe alla Pescheria in una bellissima serata di tanti anni fa. Hai vissuto un po' di tempo a Londra, dove immagino ti sia stato un periodo insomma abbastanza importante, fertile per tutti gli stimoli che questa città può offrire. Poi finalmente torni in Italia nel 2018 e porti avanti questo progetto su materiali innovativi in campo acustico, ricevendo tanta attenzione mediatica. Hai esibito questo progetto in diverse sedi importanti, la Triennale di Milano, a Tokyo, e poi spero che se avrai voglia un po' ce ne parlerai tu. E invece oggi siamo qui per questo, perché ci canterai e magari ci parlerai anche di questo ultimo tuo progetto che è A Room in the Sky. E che è un progetto pensato e ideato durante la quarantena. Non lo so, vogliamo parlarne dopo e prima ascoltare ancora un altro Sì, pezzo di così. Luca? Dai, Sì. così? Avevo le manine fredde, devo Dai, dai, dire. che adesso ti devi scaldare. Strano, perché qui è un posto così No, beh, confortevole. è confortevole, lo confermo, ma devo dire che sono Questo partito un è po'. Ah! 19 gradi, è sempre stata per 100 anni una cantina, una Cantina. vineria, ed è 19 gradi perennemente, quindi un E quindi po' di umidità. po' di umidità. Ce l'hai, Per il si vino è sente. ottimo, per la chitarra non lo so. Ma anche per le dita. Partiti un po' così. Beh, non c'è un ordine prefissato, dipende. Se vogliamo continuare con qualcosa di un pochino più andante, lasciamo tutti i brani mosci, no? Fino a scherzare. Andante. 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 Andiamo con Andiamo. l'andante. Ci fidiamo di Tamar, che Sì. è stata, come dire, la direttrice artistica. Non so. Vai. Ah, scusate, è veramente fresco. Ma freddissimo. Ok, dovrei riaccordarla, ma chi se ne va. Bello così. Alla grande. Quindi non dico niente al brano precedente. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dopo ci dici Ma di siamo in entrambi. diretta. Sound no.
Sempre l'unica a fare l'applauso. Allora, veramente intanto grazie. Mi dispiace per le mani fredde, però questa atmosfera un po' intima mi piace, ecco, con, ascoltando la tua musica e le tue parole. Magari se ci vuoi raccontare un po' tu di questo progetto, se ci vuoi raccontare anche dei due brani che abbiamo sentito e di quanto sia stata importante quindi questa quarantena. Dire questa quarantena ha prodotto due cose interessanti. Ho vinto una borsa di ricerca, mi sono preparato per una borsa di ricerca che è andata bene, grazie a Dio, e niente, è partita da, sì, da settembre, inizio settembre, questo progetto. Ci mancava questo, qualcuno dice. Però sì, ci voleva una cosa che quando uno poi comincia fin da ragazzino, probabilmente per questioni di vita sociale, insomma, suonare in giro, poi sempre in testa l'idea di questi gruppi o cantautori o artisti, e alla fine uno ci mette altri 15 anni, e quasi 20, per mettere qualcosa per iscritto fondamentalmente. Sì, l'album è Room in the Sky, quindi La stanza nel cielo. Perché? Perché sono molto fortunato, abito al sesto piano di un palazzo, uno di quelli che sta sul porto, e c'è questa vista pazzesca, e durante i mesi di quarantena, come dovevo stare in casa in qualche modo, specialmente durante la fine, la coda dell'estate, quando ci sono dei bellissimi tramonti, ed è molto, grazie a Dio, in un posto molto luminoso, sembrava un po' di stare in mezzo al cielo, insomma, stare un po' sospesi da niente, questo sicuramente aiuta. Aiuta tantissimo, e quindi era giusto dedicargli per questo progetto, questa atmosfera. Per quanto riguarda i due brani, velocissimamente, il primo sicuramente è un brano un po' arrabbiato, quindi è un po' una risposta a un brano bellissimo, per cui onestamente non condivido né stile, né, però insomma sono i famosissimi, poppettissimi, meravigliosi Coldplay. Non ho niente a cui vedere, però mi piaceva, era questo brano che si chiama God Put a Smile Upon Your Face, quindi Dio ti ha messo un sorriso in faccia. Invece questo qui significa, non c'è God, ma Put a Fist Upon Your Face, quindi un pugno in faccia fondamentalmente, è dedicata a persone o personaggi che non, con tanto amore fondamentalmente, qui non nomino. E qui chiudiamo l'argomento, direi, sulla seconda. Sulla seconda invece... Anita, che è la mia compartner in crime, e non solo,
dice che secondo lei è erotico questo brano, fondamentalmente lo è, parla di questo, no, il testo no, non si inquadra questo, no. Il testo è segreto. E parla di cose, insomma, di... E parla di... Vabbè, di... Di cose petting, che non si parla di petting, basta, lo dico, basta. Dico bene. Solo gli ultimi due versi, che lost into your soaking shores, quindi nelle tue coste, perso nelle tue coste bagnate, where the tongue we talk amongst, dove la lingua di cui parliamo sono lamenti, insomma, non lamenti, ma insomma, quelle cose lì legate a, sappiamo che cosa sono, quei lamenti lì. Non dovevo dirlo questo, perfetto. Beh, però salutiamo Anita, certo. Che sicuramente grande promotrice di questo progetto, sopportatrice di questo progetto in mesi da quarantena. Povera, è stata dura. Sì, devo dire che grande Anita, con la sua dolcezza. Anita è la moglie di Luca, possiamo dirlo al mondo? Sì, vabbè, pensavamo che il mondo sapesse che Anita... Il mondo oltre Pesaro, a Pesaro lo sappiamo tutti. Io ho sempre qualche foglietto, perché è quello che ho scritto, me l'ha suggerito, secondo me, Anita. L'incontro con Anita l'altro giorno. Io vorrei partire dalla fine. Ti lascio e ti regalo, come al solito, che consuetudine, un libricino, sei in libreria. Ti regalo Storia delle idee di Jacques Le Goff. Ok. Non so, adesso. Ho fatto una cosa grossa. No, parto da questo libro, Storia delle idee, perché è buffo. Mi scordo sempre. Questa disciplina, poi è una disciplina, come leggi nei quarti di copertina, che si rende indipendente, autonoma, come dice il quarto di copertina, dalla filosofia, e si concentra sul concetto di processo ed elaborazione inteso come continua mutazione, no? Questo è la... E l'uomo, attraverso la storia delle idee, io su questo ho riflettuto da matti, mi sembra tanto bello, attraverso la storia delle idee, credo che sia l'unico modo per uscire fuori dal corso della storia. No? E quindi parto, come ti dicevo, da questa stranissima sensazione che ho avuto con Anita l'altra sera quando... Scusa Anita, credo che io debba dire qualcosa a Luca. Mi dici in una parola? E io, con un po' di sfrontatezza, lei e con un po' di timidezza, mi risponde l'inventore. E io di colpo, inventore, nella mia grettezza, ho pensato all'inizio Archimede, poi mi è venuto Eta Beta, e poi mi sono venuti i soliti, Edison, mi è venuto Tesla, mi è venuto fuori Marconi, no? E ho detto, ma... E ho iniziato a riflettere veramente su questa definizione, che è complicata, e vorrei un po' con te affrontarla. E io, come al solito, parto sempre dall'etimologia, che è strano, perché l'etimologia, a mio parere, l'etimo... Sei d'accordo, è vero? Dai, Tamara, tu, anche tu questo. Articola la frase prima. Questo voglio dire. Con l'etimologia, tu dai vita alle parole, cioè di colpo le parole acquistano una storia, una storia vera, una storia fatta di cose, di persone, di pensieri. Evidente che finalmente ho l'occasione con te, me lo sono scritto, questo ragazzo così bello, io dico sempre, anche un po' sciupato certe volte, sì, che io ho sempre conosciuto per i suoi silenzi, questi suoi sguardi, di colpo scopro che è un inventore. Finalmente lo posso ospitare in libreria, grazie all'azione diplomatica di Tamar, e credo, spero, anche di Anita. Possiamo fare un inciso? Anita c'entra con quel progetto
clamorosamente di successo che abbiamo avuto con i pigiami. Ah, giusto. Dai, vabbè, c'entra niente. Comunque entra, c'entra, la c'entra un po', dai. La famiglia di inventori. E adesso mi prendo una piccola rivincita su di lui, parlando di lui, perché so che proprio in quanto inventore parla poco, secondo me. E forse posso anche graffiare un po' e disturbare una. Ho letto il suo sito e invito tutti ad andarlo a visionare, perché di un'eleganza, di una bellezza, di una. È un po', sì, minimale, diciamo, avrei detto un po' stile Milano, ma con questo non voglio dire niente di cattivo. È totalmente in inglese, quindi io mi sono perso completamente e spero di non rovinare nulla, ecco, però è veramente pieno di idee, ecco, questo volevo dire. Allora, l'inventore. Io mi sono scritto persona capace di formulare un progetto o un principio originale in un ambito tecnico o scientifico. Nel senso, ti volevo fare sta domanda. L'inventore, visto, io ho detto Archimede, Pitagora, cioè cazzo, quello che ti inventa la radio, quello che ti inventa la lampadina, come si chiama, il parafulmine. Adesso l'invenzione esiste ancora, si può inventare? E soprattutto, non volevo fare una domanda difficile, ho la sensazione, e tu l'hai accennato perché lavorerai, bellissima notizia ci hai dato, sono contento veramente, con il Politecnico, cioè l'invenzione è innovazione ormai, cioè non può non prescindere dal contatto con l'industria, con il design, con la partecipazione di un investimento, ecco. E quindi ti faccio questa, parto da queste piccole annotazioni, ecco, se ti ho dato qualche spunto. E credo che ti abbia messo nei guai un po', Anita, dicendo fa l'inventore, sì, però sì, però io ho detto questa, io sono rimasto e ti assicuro, e sono uno o due giorni che ci rifletto e poi c'ho, e chiudo perché c'ho una domanda molto interessante, perché lui secondo me, e non me ne sono accorto dal sito, rovescia completamente tutto, e questa è la cosa straordinaria secondo me di Luca. Vabbè, a te Luca, rovescia le note, senso, o la parola, non lo so. Rovescia in che senso innanzitutto? Perché c'è... Oh no! Oddio, no, ok, fermi tutti, no, me la rimango. No, rovescia perché, ti dico una banalità, io credo che dal mondo moderno l'arte si sia completamente resa autonoma rispetto all'artigianato, un pochettino, e ha iniziato a quasi autoprodurre senza gli elementi, i materiali, ormai soprattutto l'arte contemporanea. Tu fai un lavoro che da inventore ritorni a essere artista e da artista inventore, e questa invenzione la sviluppi nel mondo dell'arte. Ho visto delle cose che fai, a iniziare da questa cosa che ormai è vero, è strafamosa e forse appartiene ormai a un percorso del tuo passato, cioè la seta. Prova a immaginare, finalmente abbiamo un momento di incontro anche con Tamara. È l'elemento forse più antico del mondo, o no? Se spieghiamo un po' il bacco la questione da seta. Di seta, perché... No. Noi sappiamo che Luca ha inventato un violino con un materiale composito che conteneva la seta. Lo dico io in due parole. Dai. Senza... Sì. Non era... Studio delle proprietà acustiche di questo materiale, un composito a base di seta, poi l'applicazione sono medesime. Abbiamo fatto prove sull'acustica ambientale come quella in liuteria. Sicuramente quelli uteri hanno avuto più interesse dal punto di vista mediatico, e questa è stata una ricerca e vabbè, beh, fine, chiusa. Il mondo del violino, che era un'applicazione come quello degli strumenti musicali, sicuramente è stato un bel esperimento, lo sono tuttora,
adesso insomma faccio altro, anche altro, diciamo così, rimane un po' di... ecco. E dal punto di vista l'invenzione esiste ancora, Gemini esiste ancora, è il motore di una... esiste perché è supportata, abbiamo, come dire, siamo stati in grado di supportarla dal punto di vista economico e trasformarla in innovazione, in innovazione in senso, sì, vabbè, di tante realtà che si mettono insieme e producono la famosissima, la cosiddetta ricchezza, ricchezza poi in termini magari economici, eccetera, eccetera, che poi ci sono i famosi, diciamo anche quasi più fighetti, i famosi tre pilastri della sostenibilità, quello sociale, economico, e, sì, environmental, come si dice in italiano, ecologico, diciamo così, e l'innovazione punta lì. E se parliamo di invenzioni come prodotti, progetti finiti, che sono, si chiudono, si aprono e si chiudono con un risultato, e diamine se ne esistono, anzi... Io intendevo quella figura di uomo che parla poco e pensa e osserva. Ormai si lavora in team, si lavora... Team questo, ecco. Interdisciplinare. Ecco, sì. Ecco, quindi questo è uno dei gol. Quando mi ha detto l'inventore, capito? Ecco sì, perché la... parla poco. Lui guarda, osserva... Lui parla troppo, capito? Anzi, cioè... destina tutto quello in questo sito straordinario. No, ma ci sono, non è neanche aggiornato. Poi in inglese, che quindi io sono totalmente escluso. Ho detto, e vabbè, comunque. Il sito alla milanese, hai ragione, perché bisogna, se vuoi fare il designer, che poi ci metti la componente innovazione o sostenibilità, eccetera, devi farlo così, devi far fighetto, non c'è niente da fare. Ma è un linguaggio, ti tocca. Vabbè, comunque. Ci canti un terzo brano? Penso sia me. Faccio anche una giusta intro, questo che parla... Vabbè, cambiamo argomento. Sì. Giustamente, insomma, poi noi viviamo a Pesaro, almeno al momento, ricomincerò, penso, prima o poi a fare la spola tra Pesaro e Milano, e chissà dove altro. Nel ghetto, oltretutto. E giustamente, io non so, io soffro abbastanza, devo essere sincero. Puoi fare un appello a fine di questa... Devo fare un appello, Tamara. Prego. Dopo, lo facciamo dopo. Dopo, ok. Però il prossimo brano parla dell'estate pesarese, qualcosa di buono, di questo. Casa nostra è un porto di mare, arriva gente almeno 2 settimane all'anno ad agosto, non andiamo da nessuna parte perché viene gente, un po' dalla combricola di amici a Londra, un po' da in giro, quelli in giro per il mondo, e ogni volta dicono, insomma, siete a Pesaro, cosa... Pensate alla California, che pensate a questa cosa, avete già tutto quello che è in quei 2 mesi d'estate. Perciò, giustamente, una piccola ode a Pesaro, alla Pesaro estiva, ci stava, ci voleva. Mm-hmm. E quindi, via, partiamo. C'ho le mani freddissime, mamma mia. Pensa all'estate. Veramente, ci vorrebbe, no, veramente terribile. Cioè, sincero, porto i guanti la prossima volta. Non si suona con le mani così. Scusate, insisto. Preghiamo un po', le asciughiamo anche. Come possiamo fare? Non so, niente. Facciamo così. Prossima volta fuori, sulla strada. Sì, fuori è più confortevole. No, no, come è meraviglioso qua. Per il clima in questi giorni. Scusate, mi si inceppano le dita. Ricominciamo. Certo. I wish I get some more. Oh, I wish I get it twice. Dive into the autumn blue, just awake in the holidays moon, running clouds that are passing through. Some friends are passing by.
yet stolen by the wind, we shape clustered a passing boom. You shall take it as it comes, while the season goes with some music. Shoot me at this show, while this carousel keeps running slowly. Come dire, un'altra, quindi questo era il gesto, un pochino come dire a scatti, perché devo dire, non è proprio... Era bella quest'estate appesa. È stata rilassante, sì. Just waking the holidays mood, proprio come dire, ci si sveglia. Un po' da... scusate, non era proprio il massimo, ma la prossima siamo un pochino più caldi, ma... niente intro qui, dai. I wish me
Grazie Tamara. Era una di quelle mosce, moschette. Poi se volete ci sta anche l'ultimo brano, ma non insisto. Mamma, scusate, ma so proprio... Facciamo l'ultimo? Va sì. Bene, non ci diciamo altro nel frattempo, non prendere. No, sei caldo, ci piace mani. Così. È vero. Mentre si scalda le non mani. Si sente, Gio. Non si sente? Arrivo. Quando ti ho chiesto quella cosa che anche a te piace l'etimo, sì. E non so se dico una sciocchezza, ho pensato, pensa che bello, inventore viene da ritrovamento. Cioè, togli il velo a ciò che già esiste. Aggiungerei qualcosa in merito, di qualcosa di supportivo da quel punto di vista. Sì, ha totalmente senso, almeno io mi sono avvicinato al mondo accademico, quindi al mondo della ricerca da pochissimo, però anche prima chiaramente almeno la parte di design e anche di consulenza che ho fatto, che facevo nelle aziende, adesso c'erano un po' che cose, già si sono fermate pure quelle, ma e ancora non stanno ripartendo. Ma al di là di questo, che cosa succede? Cioè, almeno il mondo della ricerca è un universo enorme, vastissimo, io considero, ma poi succede anche per questioni economiche, estremamente disorganizzato. Scusate, lo dico, poi mi picchieranno, mi diranno ma come? E invece sì, cioè si può fare molto meglio. È il lavoro del ricercatore che spesso collabora con realtà vicine all'azienda, quindi che possono dar vita a progetti che possono definirsi invenzione, diciamo così, innovazioni, quello che è. Si ritrova a dover organizzare materiale fondamentalmente, andare a scovare quella parte di quel tassello mancante, diciamo, che se è una metafora abbastanza banale, ma che poi può portare o porta tangibilmente a qualcosa di concreto. E quindi sì, si può dire che un ritrovamento ha senso, è proprio è sensato. Ed è anche poi la formula di questi incontri. No, volevo solo dire non che... Non si sente, vieni. Non si sente, no, ma... Ne ho approfittato perché i concerti una volta, quando ero giovane, si fumava. E allora mi sono messo qui a fumare una sigaretta. No, però... Capisci di cosa stiamo parlando? Pensavo che potesse far bene anche alle mani questo. Facciamo bene. L'ultimo pezzo, sì. Ci salutiamo. Ti ringraziamo così. Tanto, poi, Luca. Ringrazio a voi. No, soprattutto buona fortuna per tutti questi progetti, veramente. Non so come si dice nel vostro mondo per esorcizzare rito apotropaico. No, non c'è, che io sappia non c'è. Non c'è. Beh, soprattutto buona fortuna. Buona fortuna. Però a Roma in Sky. Ricordati, sarà la nostra gabbia, questa gabbia dei 30 minuti. Dopo quando che sono, non sono mai 30. Non sono mai 30. Quando chiudiamo, veramente ci mettiamo 5 minuti a parlare della seta. Sì, ma quando chiudiamo. Ok, della quando seta. Chiudiamo. Ma no, ma non per la tua, per il tuo coso, per la io farò, ruberò io questi 5 minuti parlando, facendo un appello. Oh, ah, è vero, l'appello. Bellissimo, questo metto, come dice Tamara, con le lacrime sorriso io. Interiore, adesso lo tolgo. vivo a Pesaro, purtroppo. E scherzo, mi sono fortunato, così tanto fortunato a vivere a Pesaro, ma una cosa che, vivendo un po' in giro, poi ho viaggiato per lavoro, sono stato molto fortunato, io ho un sacco di amici, che mi sento quotidianamente, no, ma settimanalmente, insomma. E non mi è mai io vivo a Pesaro da quasi 2 anni, da poco più di 2 anni, non conosco nessuno. Cosa succede? quando prendo, diciamo, scherzo con Italy, dicendo io ho scritto questi brani non perché è l'ispirazione, perché voglio farmi degli amici a Pesaro. È talmente difficile, sono... Peggio dei bergamachi, che problema. Quindi c'è? Hai deciso di scrivere in inglese per farti amici a Pesaro? Sì, perché sennò... No, ma non è questione di testi, è questione di entrare in una comunità di musicisti che forse neanche esiste, non ho capito ancora. E quindi io invito, faccio questo appello ai musicisti, specialmente quelli che hanno... Ma giusto per vedersi, vermi che cosa dalla... Fa schifo, ah, bellissimo,
la semiminima della seconda strofa, tutto, qualsiasi cosa. Ci vediamo alla Musa Rauca senza fare troppa pubblicità. Non adesso. Non adesso, tra dopo Pasqua, da fine aprile, con calma, però conosciamoci. Questo è un bel affetto. E questa sarà canzone parla di un addio, infatti. Sì, è vero. Detto questo, ah sì, giusto, vabbè, una parola sul disco magari alla fine, su quando, no, non la diciamo, basta, è un mistero. Me lo chiederanno i musicisti pesarini. Esatto. Opla, scusate, veramente sono intirizzito, scusate. I wish you go back, taking the place that you left behind. And though in the end we love again, where you stand. I wish you come back. Chance again, you know, only the best. Grazie Luca. Quindi se vuoi dire proprio l'arrivederci. Sì, decisamente. Grazie Luca. Prego, scusate, scazzo.